Riflessione sul nome 5 Stelle. Riflessione numero 1. Il partito del feticismo merceologico dei 5 Stelle ha una struttura che potremmo definire della razionalità dell'irrazionale. Dico feticismo merceologico perché il loro nome 5 Stelle è quel nome che è comune denominatore che indica che un prodotto, il quale nella totale accettazione della realtà, così come ogni consumatore sa, è almeno in parte una truffa rispetto alla propaganda pubblicitaria con cui gli viene presentato e perciò il sistema utilizza come implemento del prodotto stesso la stessa cattiva coscienza del consumatore, attribuendo una o più stelle nella critica della merce, che teoricamente indicano con il loro massimo numero, appunto generalmente 5, un lieve minor grado della truffa che il consumatore sa di stare prendendo rispetto al prezzo che sta per pagare o alle qualità decantate nella pubblicità. Un albergo 5 stelle, inarrivabile sogno per i più, o per lo più eccezionale concessione che ci si concede una qualche volta nella vita, indica che si sarà trattati con il massimo rispetto, che si dormirà e che si vivrà in un comfort realmente tale, che il personale non ci esprimerà la propria frustrazione per il loro lavoro sottopagato e da schiavi. Insomma, un albergo 5 stelle rappresenta la messa in scena di una realtà generale non realizzata e che appunto paghiamo carissima e in cui tutti quelli con cui veniamo a contatto a nostro servizio sono assolutamente diffidati dal trasmetterci il benché minimo segnale di angoscia, rabbia, livore, tristezza esistenziale, fatica disumana, eccetera. 5 Stelle, insomma, indica in tutto ciò che si compra il massimo. Partiamo dal nome, 5 Stelle. Le stelle è il modo con cui il sistema mercantilistico esprime a livello di propaganda di massa le presunte qualità delle sue merci e dei suoi servizi. Le stelle dei ristoranti, degli alberghi, delle recensioni delle app sugli smartphone. È come la storia dei 99 centesimi, ultime cifre di un prezzo, che fa battere le resistenze psicologiche del consumatore. L'acqua arrugginisce. La benzina è infiammabile, l'olio unge. Le persone comprano molto più facilmente. Se c'è scritto euro 2,99 invece che 3. È un fatto. Dunque, Movimento 5 Stelle. Un giorno si dovette decidere di dare un nome a questa operazione. Ci vuole qualcosa che resta in mente. Anzi, meglio, ci vuole qualcosa che è già nelle menti, così non dobbiamo mettercelo. Meglio ancora, qualcosa che è nelle menti e che significa che laddove c'è questo qualcosa c'è la cosa buona rispetto a quella cattiva. Insomma, chi non vorrebbe stare in un albergo a 5 stelle? Se è un film recensito con 5 stelle, allora deve essere sensazionale. Il generale dei generali, quante stelle ha? 5 stelle. Un'app che non si imballa? 5 stelle, minimo 4. That's is the question. Insomma, il mercato che è fondato sulla truffa ha anche commercializzato questa cosa. E con le 5 stelle ti sta dicendo io, che ti truffo da mattina a sera perché ne ho il potere, con cose scadenti che non sono mai ciò che ti dichiaro, ora ti divendo una cosa a 5 stelle. Cioè ti sto veramente dando una cosa buona. Insomma, quasi. Senti, caro, è così. Chiamiamolo 5 stelle. Movimento 5 stelle. Movimento di qualità. Top movement. Il miglior movimento che c'è. Il movimento che funziona sul serio, il movimento che si muove. È così, è talmente evidente. Insomma, questo fatto è già un programma. Il nome di un partito è già un programma. È un programma di adesione
alla filosofia del mondo come un mondo di merci, ivi incluse le persone. Beppe, dai retta. 5 stelle. Strategia di comunicazione. Meglio di Forza Italia. Ancora più universalistico. 5 stelle. Ci appelliamo direttamente all'ontologia della vita come mercato totale. Bingo. Entriamo in streaming negli inconsci di ogni essere consumatore. Lo prendiamo da dentro. Capisci? La maggior parte delle persone umane, sappiamo da antichi testi, semplicemente non avere una personalità. Persone frustrate, represse, conformiste, vili, violente, che vivono la loro epifania di liberazione solo nel mimare, nella mimesis, con i poteri o con i potenti di cui sono schiavi. E la cui ferocia, se scatenata, è una ferocia cieca quando si promette loro l'impunità. Sono la duttile materia dei totalitarismi. E visto il grande successo a 5 stelle di ogni totalitarismo planetario di qualsiasi colore o credo, essi debbono essere nel tessuto misto dell'umanità quel 90% di materiale sintetico altamente infiammabile di cui non dovremo assolutamente essere circondati in prossimità di condizioni favorevoli alla deflagrazione di incendi. Dunque una buona indagine di mercato per la ricerca di un simbolo per un nuovo soggetto politico in un mare di simboli politici con animalucci da presepi e varie vegetazioni, in un paese che ha da tempo perso i suoi 21 milioni di contadini e di allevatori, ci direbbe che animali e piantagioni non hanno certamente l'appeal che hanno avuto lo slogan calcistico Forza Italia, traslato appunto alla discesa in politica di Berlusconi, e ora le 5 stelle che qualsiasi consumatore del pianeta non ha più sopra di sé come nel cielo kantiano, ma interiormente al posto della legge morale, la quale deve essere caduta e rotolata dentro un tombino durante una qualche feroce calca ad una svendita di un qualche megastore di elettronica. 5 stelle è il simbolo supremo dell'attitudine divenuta ormai vizio plebeo nell'aspettarsi finalmente di aver avuto accesso al meglio. Nella società odierna crocianamente consumistica come un tempo lo fu cristiana, anche nei più irreprensibili laici e atei che avevano succhiato come latte fin da piccolissimi le categorie del cristianesimo in ogni comportamento, così oggi, dopo quasi un secolo di consumismo vertiginoso, 5 stelle sono una rivelazione. È ovvia un'attenta ricerca della porta d'accesso alla profondità interiore delle menti umane. Le 5 stelle sono, al pari dello slogan calcistico nazionale Forza Italia, frutto di una elaborazione razionale scientifica che ha bene in mente il proprio scopo, il proprio successo. Il nome 5 Stelle, come Forza Italia, esprime massimamente il feticismo della merce che si anima come un Frankenstein pronto a scagliarsi irrazionalmente contro il proprio creatore, onde poi invece finire con il servirlo contro i residui di libertà che contro quel creatore si stavano organizzando o stavano resistendo. Questi nomi sono già profondamente interiorizzati nelle masse, rappresentano le parole d'ordine che risvegliano i desideri della merce, l'intimità che ognuno di noi ha con essa.
Infine, prima considerazione sulle valenze programmatiche di un nome, di un partito, di un movimento. Seguiranno altre considerazioni che sto elaborando.